È normale che gli episodi poi la incanalano e la condizionano. Noi non siamo stati bravi nella gestione del vantaggio, perché fino al vantaggio era una partita combattuta dove noi abbiamo cercato di farla. Abbiamo creato alcune situazioni, alcune occasioni, non con grandissima continuità come nelle ultime gare, ma a merito naturalmente dell'organizzazione del Cerignola che ci ha un po' sicuramente limitati. Forse l'assenza di Tito si è fatta sentire oltremodo, non tanto per la prestazione di Rizzo, ma naturalmente eravamo un po' monchi sotto l'aspetto della fluidità della manovra in quella zona di campo. E il rammarico grandissimo è nella gestione poi del vantaggio, ripeto, l'1-1 ce lo siamo fatti noi, ce lo siamo fatti anche il 2-1, ma naturalmente era un fallo nettissimo su Auriletto. Il terzo gol, la dimostrazione è che quando poi le cose devono andare male, poi vanno male. Un rimpallo praticamente di schiena di un avversario ha mandato in contropiede un compagno e hanno fatto il terzo gol. E quindi la parte finale sicuramente si poteva gestire in maniera diversa. Però ripeto, poi l'episodio del 2-1 ha cambiato completamente la gara, perché se viene fischiato fallo siamo ancora sull'1-1, magari possiamo ancora vincerla, magari possiamo pareggiarla. E far passare quel momento di euforia anche dell'avversario dove aveva trovato poi il pareggio inaspettato, ripeto, con un nostro disimpegno errato che ha permesso poi al Cerignola di pareggiare. Sicuramente sono questi momenti delle gare a volte che noi dobbiamo essere bravi a gestire. Il fatto di essere per forza i favoriti contro determinate squadre a volte ci fa perdere quella lucidità di capire i vari momenti della gara. Ti ripeto, l'1-1 è un errore di disimpegno, di costruzione, dove la squadra era piazzata. Il secondo gol, ti ripeto, era una palla controllabile da parte sia del nostro difensore che del nostro portiere. E, ripeto, il terzo gol è un rimpallo. Ci sono state delle situazioni dove naturalmente il Cerignola ci ha giocato, no? Con giocatori molto rapidi, veloci, quindi nel momento in cui recuperavano palla verticalizzavano velocemente, tranne un paio di situazioni all'inizio dove poi abbiamo preso naturalmente le misure e non siamo stati bravi a limitarli al massimo. È vero sotto l'aspetto del gioco, il campo non ci ha aiutato, un po' come potenza, nel senso che rimbalzi molto irregolari non ci hanno dato la possibilità di poter giocare con grande velocità come piace a noi. Soprattutto i primi 15-20 minuti, poi piano piano abbiamo iniziato a prendere le misure, abbiamo iniziato a fare quello che avevamo preparato in settimana, arrivavamo con più facilità negli ultimi 16 metri e ripeto, il rammarico poi nella ripresa dove sei stato bravo attraverso uno schema ad andare in vantaggio sul fallo laterale che avevamo provato in settimana e da lì una squadra come la nostra deve portare a casa il risultato. Ma in mediana è venuta meno un po' la pressione dei due interni, D'Angelo e Mazzocco, stasera mi sembravano meno brillanti rispetto alla gara con il Crotone, pressavano di meno. E poi che cosa ci insegna questa sconfitta? Allora, non è che Mazzocco e D'Angelo pressavano di meno, è che come noi andavamo in pressione sui tre centrali, loro ti mettevano la palla lunga, quindi Andavamo a era un destra e a sinistra. dover ritornare indietro. Nel momento in cui tu andavi comunque a pressare su di loro ti mettevano la pallettina oltre, quindi in quelle situazioni là si dilatavano un po' gli spazi, dove naturalmente se non erano bravi i nostri centrali, i nostri difensori naturalmente a recuperare palla, gli avversari naturalmente sulle seconde palle arrivavano un po' prima perché naturalmente i loro centrocampisti erano alle spalle dei nostri centrocampisti, quindi erano questo tipo di situazioni che sapevamo perché l'avevamo studiato, e sicuramente un po' meno brillanti del solito, Mazzocco soprattutto perché non è stato bene in settimana, una brutta tosse l'ha accompagnato per tutta la settimana, faceva fatica a respirare. Poi anche un menito, infatti poi alla fine ho preferito toglierlo. Però ripeto, ci sta a volte non riuscire a fare sempre prestazioni ad altissimo livello, soprattutto come quella di lunedì, soprattutto perché con squadre diverse che naturalmente ti danno spazi diversi e dove noi naturalmente in queste situazioni facciamo un po' più fatica. Ci insegna qualcosa questa sconfitta?
ci insegna, tutte le sconfitte insegnano, le vittorie non insegnano niente, le sconfitte insegnano, ci mancherebbe, dalle sconfitte bisogna imparare. L'avevo detto ieri che era una gara complicatissima, più difficile di quella col Crotone, perché ne ho viste tante, soprattutto quando pensi che la vittoria sia scontata o comunque facile, ma di scontato e di facile nel calcio non c'è niente. Prima hai detto l'arbitro merita più rispetto. Cosa è cambiato l'ultima partita sotto il metro arbitrale, secondo te? Ripeto, non è da oggi, è dall'inizio dell'anno nuovo come minimo, perché ogni fallo noi veniamo puniti, credo, oltremodo, ci sono dei falli dove naturalmente le ammonizioni sono sacrosante. Io sono sempre molto obiettivo. Io giudico l'arbitro quando ha lo stesso metro di giudizio. Se uno stesso fallo, la mia squadra l'ammonisce, la squadra avversaria non l'ammonisce, c'è qualcosa che non va, no? E quindi ripeto, ho sempre massimo rispetto, non alzo mai i toni perché non voglio poi trovare scusanti, alibi, soprattutto quando si perde. Però certe situazioni naturalmente avere dei gialli, soprattutto nei primi minuti, poi condiziona, soprattutto se sono poi dei difensori ad averla o dei centrocampisti ad averla.